No, è stata una bella mattinata e a me spetta il compito di non rovinarla naturalmente, quindi cercherò di essere il più breve possibile. Prima considerazione, stamattina abbiamo ascoltato due modelli molto diversi, quello inglese e quello del Parlamento europeo. Da cosa è data la diversità? Una diversità di contenuti. Quello del Parlamento europeo è una presenza, come dire, molto vasta, dal diritto alle scienze sociali, oltre che alle scienze dure. Mi sembra che quello del Parlamento britannico riguarda specificamente le scienze dure, piuttosto che gli altri dati. Secondo, un Parlamento che è legato, parlamenti continentali, parlamenti, sono legati ai tempi brevi. Il Parlamento europeo è più legato a tempi medi, medio-lunghi, quindi ha più possibilità di riflettere e di acquisire elementi di proposta per elaborarli. I parlamenti contingenti, diciamo così, sono parlamenti che lavorano sui tempi brevi e quindi forse da questo punto di vista hanno minore possibilità di rapporto con le questioni più profonde. Però sono questi due i modelli che abbiamo visto, davanti determinati dalle caratteristiche dei parlamenti. Seconda considerazione, quando si parla di politica bisogna distinguere tre livelli, lo faceva Nicola Lupo prima, cioè i partiti, i gruppi parlamentari e le istituzioni parlamentari. Ognuno di questi tre soggetti ha rapporti diversi. Nell'antico, come ricordava Nicola Lupo, i partiti avevano propri responsabili di settore, che erano competenti su queste questioni, e poi ambivano ad avere all'interno delle proprie file competenze scientifiche, non solo perché gli interessava avere rapporto con questi, ma si diceva in alcuni partiti quelli che sanno, quelli che sanno. Ma soprattutto perché serviva a portarli in Parlamento, proprio perché ci serve competenza su questa materia. Era questa la ragione. Quando si facevano le liste, cosa che mi è capitato di fare a volte nel mio partito, si diceva: ma scusate, in questa regione non c'è nessuno scienziato, non c'è nessun fisico, non c'è nessun filosofo, nessuno storico, nessun professore universitario. Allora, come mai? Perché? Che rapporti avete con la società? Che rapporti avete col mondo che pensa e che riflette? Quindi si facevano proposte che riguardavano appunto questi nomi. I livelli sono diversi, dicevo, ma anche adesso è diverso un rapporto con il partito, è diverso il rapporto con il gruppo parlamentare, è diverso il rapporto con le istituzioni parlamentari. Sono tre modelli diversi il rapporto con la scienza. Nel senso che il partito, ammesso che avesse voglia di far questo, non è legato al contingente immediato, il partito aveva più respiro. Il gruppo parlamentare è legato invece alla decisione da prendere. E quindi a tempi molto più ristretti. Chi è meno legato al tempo breve è l'istituzione parlamentare, il presidente della Camera, il presidente delle assemblee. Quindi forse lì si può, come dire, con riferimento a questi ruoli, si può pensare ad una riflessione di più medio-lungo respiro sulle questioni di carattere scientifico. Il terzo dato, stamattina si è parlato spesso di crisi. Se mi permettete, è un termine che io non amo. Perché molto spesso chiamiamo crisi quella che è trasformazione, solo che siccome non siamo legati, come dire, alle categorie precedenti, siamo quelle categorie non tengono più, usiamo la parola crisi per dire insomma, una debacle. Forse è una trasformazione. Se siamo di fronte, come ha detto qualcuno, a un cambiamento d'epoca, non un'epoca di cambiamenti, cambiamento d'epoca esige cambiamenti delle categorie. Esige quindi che le vecchie categorie si trasformino. Ecco, suggerisco solo di riflettere un pochino se quella che noi chiamiamo crisi in alcuni casi non sia soltanto un processo di trasformazione. Poi dipende da noi, da come noi ci mettiamo in rapporto con quella categoria, se non ne facciamo nulla, quindi poi c'è la crisi, oppure se lavoriamo e c'è una trasformazione. Da questo punto di vista, soltanto il rapporto con la scienza e con le competenze si può portare come dire, a fare di una possibile crisi una possibile trasformazione. Il quarto dato è che, si è accennato prima, al rapporto con gli interessi piuttosto che con le conoscenze. Beh, il regolamento che ha fatto la Presidenza del Consiglio dei Ministri poco prima dello scioglimento della legislatura precedente, è un regolamento sulla formazione della legge, dei progetti di legge, che fa specifico riferimento alle conoscenze e tutela degli interessi. Non so se i singoli ministeri poi adottano quel regolamento o meno, però c'è l'indirizzo di fare questo tipo di lavoro. Il quinto dato è questo, sono sei dati, quindi sto finendo.
Il quinto dato è questo. Il Parlamento del futuro prossimo non è un Parlamento della legislazione, è un Parlamento del controllo. Naturalmente fare controllo è più difficile che fare leggi, perché fare una proposta di legge ci vuole poco. Poi giusto o sbagliata si vedrà, però la fai. Magari la fai in modo eclatante, in modo che abbia un effetto sui mezzi di comunicazione, ne parlano un po'. Fare controllo è diverso, devi studiare, devi conoscere, devi parlare con quelli che hanno agito, quindi il processo di controllo è più complicato, perciò si fa poco. Ma il futuro è quello lì. Il futuro se il Parlamento del futuro pensa di essere il Parlamento ancora di legislazione, fallisce. La legislazione è sempre più necessario che sia flessibile, quindi non legata alla legge formale, ma legata ad altre forme di regolazione e normazione. Veloce, rapida, qualcuno ha detto stamattina i tempi della legge sono tempi non adeguati molto spesso al fluire delle conoscenze della società e così via. Ma il Parlamento del controllo ha bisogno del rapporto con le conoscenze specialistiche, come fa? A sapere come, se quella cosa è giusta, che è stata fatta, che effetti ha avuto e così via. Ecco, da questo punto di vista, ed è la sesta considerazione, quindi l'ultima, io non sapevo che esistesse la scienza in Parlamento, non sapevo che esistesse, chiedo scusa, il gruppo 2003, non sapevo un sacco di cose. Credo di non essere l'unico. Allora forse questo tipo di cose dovrebbero essere portate a conoscenza dei parlamentari, non del Parlamento in quanto tale, che non so in che modo, poi dopo la Luis che ha svolto questa opera importante, può riflettere, in che modo far conoscere che c'è questa cosa. Non è detto che tutti lo facciano, che tutti se ne servano, sarebbe un disastro poi se 900 e passa parlamentari si servissero tutti. Però, come dire, i presidenti di commissione o alcuni gruppi possono chiedere volta per volta un rapporto con questo tipo di strutture. I presidenti dell'Assemblea, come il Senato, possono, essendo a conoscenza e magari chiedendo voi un incontro con i due presidenti per spiegare bene come stanno le cose, possono a loro volta. Cioè bisogna adesso uscire dalla clandestinità, insomma, se possibile, e avere un rapporto con le istituzioni, in modo che poi le istituzioni possano avvalersi delle vostre competenze. Grazie.